vescovo ausiliare di London, in Canada. 24 anni fa, come seminarista e diacono micaelita, proprio qui, in questa chiesa, lei è stato ordinato sacerdote e ha celebrato la sua prima Santa Messa. Oggi, da vescovo, ha voluto venire a trovarci per ringraziare Dio, la Madonna Agnus e tante persone che ha incontrato nel suo cammino. Gioiscono i nostri cuori perché vedono che il bene ricevuto non è dimenticato, ma viene concretamente ringraziato. Tanto hanno ricevuto da lei, Eccellenza, già come seminarista, questo santuario, le famiglie e soprattutto i giovani di Castello nell'oratorio. E oggi, con le autorità e le loro famiglie, sono qui presenti per salutarla e ringraziarla. Eccellenza, promettiamo la nostra vicinanza e la nostra preghiera. Le auguriamo con tutto il cuore l'entusiasmo e tante soddisfazioni nel servizio di Dio e della sua Chiesa. Riconoscenti, auguriamo buon cammino episcopale. Sento un po' di soddisfazione,
cogliendo la preziosità inestimabile. E vorrei dire quasi il valore di un secondo miracolo per il fatto che tanti pellegrini continuano a venire qui a chiedere le grazie a Maria Santissima. E io vedo che dopo 24 anni, da quando ho lasciato questo santuario, non ha cambiato tanto, è sempre più bello. Tanti, ho riconosciuto tanti di voi, sono più saggi, più belli, ma una cosa è sicura, sempre vi sedete nei stessi banchi. Interessante, perché non abbiamo nessuno posto, qua. Mettiamoci adesso la presenza a disposizione del Signore per ringraziare anche chi chiedere il suo perdono. Confesso.
di tutti, comodamente. E poi dite, come tutti l'altro, tieni. Oppure, siediti qui e vieni per me a bere. Non fate forse discriminazioni e non siete giudici dai giudici perversi? Ascoltate, fratelli miei carissimi. Dio non ha forse scelto i poveri agli occhi del mondo che sono ricchi della fede e gli eredi del regno promesso a quelli che lo hanno? Parola di Dio. Grazie. Il momento di ringraziamento, di grazie.
gratitudine verso il Signore prima di tutto. Ecco uno dei motivi. E poi si aggiungono tanti.